ragazzi, guardate qua, questa, siamo già al Parco Zoo Punta Verde, a Legnano Sabbia d'Oro. Questa è la mappa del Parco Zoo Punta Verde, ci sono tanti tanti animali, anche il leopardo dell'Amur e le lontre. Andiamo a scoprirlo. Guardate qua, la carpa koi. Ce n'è un'altra, guardate là. Belli. Allora ragazzi, questa qua è una cicogna, per cui penserebbe che le cicogne fatte dai bambini, la risposta è no. In pratica la verità è che sono i bambini meglio del mondo, lo so, ma a me questo non ve l'ha detto. È la scatola europea. Ragazzi, adesso entriamo nella voliera. Dai, vai, fatevi. Ok, andiamo. Papà, il suo signore. Ma guarda che belli. E lì ci sono gli ibis rossi. No, i pulcini. Guardali là i pulcini, che carini. Sono tre. Allora ragazzi, potete guardare che l'elotelaso di questi uccelli, l'ibis rosso abita sugli alberi, l'anatra sull'acqua e i cigni sul fango. Allora ragazzi, adesso usciamo dalla voliera finalmente. Guarda questo bruscino. Vediamo. Allora ragazzi, questo qua è il leopardo delle nevi. Vive soprattutto in Himalaya, in India, in Nepal, non lo so dove vive. Guardatelo là, questo qua è il piuma. Guardatelo là. Ambiente giungla, per esaminarci 5 mesi, cucciolo 1, dieta, frutta e insetti. Guardate qua, lì c'è una scimmietta, guardate che carina. Guardate là, l'armadillo. Lì è il bravo. Che le capre in Messico, i messicani temono molto che le loro capre vengano divorate dal chupacabra, una creatura mitologica che si mangiava tutte le capre in Messico. Ragazzi, dovete sapere che il capibara è il più grande roditore che esista al mondo. Se andate in Brasile vive nella grande foresta amazzonica e sapete, potete averlo addirittura come animale domestico. Ok, ragazzi, io sto andando, devo prendermi una loggia.
proporre quale animale domestico vorrei, sceglierei proprio la lontra, perché sono troppo carine. Qui c'è la gru coronata. Dalle corna a sciabola. Allora, il suricato vive in Sudafrica, ambiente deserto, gestazione dai 25 ai 3 mesi, cuccioli 4, alimentazione, lucertole e insetti. Allora, tigre siberiana, vive in Russia, specialmente in questa piccola parte. La rara tigre siberiana. Questa giornata al Parco Zoo Punta Verde finisce qui. Comunque è stato veramente bello, ringraziamo il Parco Zoo Punta Verde per questa esperienza. Comunque noi speriamo anche di ritornare qua un giorno. Bene, quindi iscrivetevi, attivatevi la campanellina, poi ciao. E lasciate tanti commenti e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!